consegna degli attestati ai partecipanti del laboratorio tecnico pratico pizzaiolo STG promossi dalla Confesercenti, un corso che si è svolto presso la pizzeria La Saporita di Pagani di Carmine Marrazzo, che ha visto protagonisti tre allievi sotto la guida del maestro pizzaiolo Angelo Tramontano, titolare della pizzeria O Saracino di Nocera Inferiore. Quest'ultimo ha puntato i riflettori anche sulla trasmissione Report, perché ha voluto evidenziare che seppure fosse tra gli ospiti di quella trasmissione perché una troupe si era recata presso la sua pizzeria, quella sera non è stato mandato in onda. Il programma Report è venuto nella mia pizzeria e non mi ha mandato in onda perché la pizza è stata fatta a regola d'arte, il forno era pulito. Quindi lei era tra i protagonisti di quella puntata? Sì, però non sono stato nemmeno citato. citato e non è giusto perché comunque di buoni pizzaioli, non dico eccellenti, ma di buoni pizzaioli ce ne sono. Aldo Severino, questa è un'iniziativa che la Confesercenti porta avanti già da diverso tempo nel territorio dell'Agro e è approdata anche nella città di Pagani, ma si va avanti perché ci sarà un terzo corso. Sì, il terzo corso inizierà il 10 novembre presso la pizzeria del maestro Angioletto Tramontano, che ormai per noi è diventato un punto fermo per quanto riguarda questi laboratori. Noi intendiamo assolutamente lanciare una volta il messaggio della Confesercenti, insieme ai tanti pizzaioli che oramai sono nostri associati del territorio, stiamo cercando di fare un comitato per lanciare un messaggio provocatorio che la pizza non è assolutamente quella che è stata presentata negli organi di stampa in TV nazionali, ma è quella che è genuina, che segue dei criteri di lavorazione e di produzione, e quindi vogliamo lanciare come dicevo prima, una provocazione, un qualche cosa che faccia come dire, da tenuta alla vera pizza napoletana. La Saporita ha ospitato questo corso, per cui si è messa anche a disposizione del territorio, e questo probabilmente è il segnale più importante che può partire dalle attività di Pagani, ma non solo della E abbiamo dato questa disponibilità di venire a fare questo corso da noi. Continuerà questa sinergia con la Confesercenti? Sì, continuerà sempre, con Aldo continuerà sempre.